Prima. Dove si arriva ai piedi dell'abbazia e Guglielmo dà prova di grande acume. Era una bella mattinata di fine novembre. Nella notte aveva nevicato un poco, ma il terreno era coperto di un velo fresco, non più alto di 3 dita. Al buio, subito dopo l'Audi, avevamo ascoltato la messa in un villaggio a valle, poi ci eravamo messi in viaggio verso le montagne allo spuntar del sole. Come ci inerpicavamo per il sentiero scosceso che si snodava intorno al monte, vidi l'abbazia. Non mi stupirono di essa le mura, che la cingevano da ogni lato, simili ad altre che vidi in tutto il mondo cristiano, ma la mole di quello che poi appresi essere l'edificio. Era questa una costruzione ottagonale, che a distanza appariva come un tetragono, figura perfettissima che esprime la saldezza e l'imprendibilità della città di Dio, i cui lati meridionali si ergevano sul pianoro dell'abbazia, mentre quelli settentrionali sembravano crescere dalle falde stesse del monte, su cui si inerpicavano a strapiombo. Dico che in certi punti dal basso sembrava che la roccia si prolungasse verso il cielo, senza soluzione di tinte e di materia, e diventasse a un certo punto mastio e torrione, opera di giganti che avessero gran familiarità e con la terra e con il cielo. 3 ordini di finestre dicevano il ritmo trino della sua sopraelevazione, cosicché ciò che era fisicamente quadrato sulla terra era spiritualmente triangolare nel cielo. Nell'appressarvici maggiormente, si capiva che la forma quadrangolare generava, a ciascuno dei suoi angoli, un torrione eptagonale, di cui 5 lati si protendevano all'esterno. 4 dunque degli 8 lati dell'ottagono maggiore, generando 4 eptagoni minori che all'esterno si manifestavano come pentagoni. E non è chi non veda l'ammirevole concordia di tanti numeri santi, ciascuno rivelante un sottilissimo senso spirituale. 8, il numero della perfezione d'ogni tetragono. 4, il numero dei Vangeli. 5, il numero delle zone del mondo. 7, il numero dei doni dello Spirito Santo. Per la mole e per la forma, l'edificio mi apparve come più tardi avrei visto nel sud della penisola italiana Castel Urbino o Castel del Monte, ma per la posizione inaccessibile era di quelli più tremendo e capace di generare timore nel viaggiatore che vi si appressasse a poco, e fortuna che, essendo una limpidissima mattinata invernale, la costruzione non mi apparve quale la si vede nel giorno di tempesta. Non dirò comunque che essa suggerisse sentimenti di giocondità. Io ne trassi spavento e un'inquietudine sottile. Dio sa che non erano fantasmi dell'animo mio immaturo e che rettamente interpretavo indubitabili presagi iscritti nella pietra. Sin dal giorno che i giganti vi posero mano e prima che la illusa volontà dei monaci ardisse consacrarla alla custodia della parola divina.